Dio è sempre all'opera. Qualunque sia il bivio davanti al quale ti trovi nella vita, qualunque sia la sofferenza che ti avvolge, ricorda, Lui sta operando. Forse non sai cosa fare, forse non sai dove andare, allora confida in Dio. Tutti attraversano delle valli e le esperienze della valle non sono mai dolci, eppure fanno parte della vita. Quando attraversi la valle, non pensare: Dio, cosa hai fatto? Dio, dove mi hai lasciato? Lui è sempre lì, al tuo fianco. Nei tuoi momenti difficili, nei tuoi problemi matrimoniali, nelle tensioni col tuo capo, nelle tue ristrettezze economiche, nelle prove, nei combattimenti, Lui è sempre lì ed è sempre all'opera. Semplicemente, trova in Lui la tua forza. Solo allora trasformerai in un luogo di fonti la valle di Baca che stai attraversando. Io posso danzare con libertà, perché sono suo figlio, perché sono suo figlio. Io posso danzare con libertà, perché sono amato, perché sono amato. Possiamo sentire la gioia, possiamo sentire il fiume che porta qua. Possiamo danzare, possiamo sentire la gioia, possiamo sentire il fiume che porta guarigione. Possiamo danzare, c'è libertà nella casa di Dio. C'è libertà, c'è libertà.
son alleluia. Perché Cristo è risorto. Signore, grazie. Grazie ancora per questa realtà, per questa verità che tu sei risorto. Noi questa sera veniamo a te, ti portiamo le nostre offerte, Signore, con tutto il nostro cuore. Questa sera voglio invitare ognuno di voi a dare con gioia, perché Dio ama dei donatori allegri. Padre, ti chiediamo, benedici questa offerta nel nome di Gesù. Amen. Caduto il Salvatore del mondo, il
corpo sulla croce, per noi il sangue versò, ogni maledizione era su lui. Sepolto nell'oscurità, nella tomba dichiarò guerra alla morte, l'inferno fu spezzato per sé. Con la sua presenza, connessi con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo. Alza le mani, qualsiasi sia la tua età. Questo pomeriggio siamo diverse generazioni qui insieme ad alzare le nostre mani verso il cielo, verso l'Iddio che ci ha così tanto amati, che ha dato il suo unigenito Figlio. Generazioni insieme che adorano, benedicono il Signore. Questo pomeriggio il Signore vuole benedire le nostre vite, vuole benedire la nostra realtà, vuole aprirci il suo cuore e vogliamo avere le finestre spalancate della nostra mente, le porte aperte del nostro cuore, permettere che Egli entri e rompi, che le nostre vite siano potenziate, fortificate direttamente da Lui, che è il Santo, il Potente, il Vincitore, il Signore dei Signori e il Re dei Re. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo.
per sempre risorto, per sempre egli vive ed egli vivrà. Signore, ti ringraziamo perché Cristo è la nostra Pasqua, Cristo è la nostra risurrezione. Per mezzo di Cristo abbiamo iniziato una nuova vita, abbiamo realizzato il passaggio dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà. E ancora questa sera, questo pomeriggio, vuoi incoraggiarci a continuare in questo tragitto, a portare altri in questo passaggio, in questa realtà, attraverso il lavoro di squadra, attraverso l'unione generazionale. Benedici quando stai per dirci la tua unzione su questo strumento che ministrerà, la tua unzione sulle nostre orecchie, sui nostri cuori, che riceveremo la tua parola. Te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù. Amen. Vi invito ad accomodarvi. Il tema che mi è stato affidato e generazioni a confronto, il mio spirito sopra ogni carne. Ed è bello potervi vedere questo pomeriggio qui insieme. Vedo diversi giovani, adolescenti, teenagers, vedo anche persone adulte, quindi vedo rappresentate diverse generazioni. E voglio dire subito questo, fare questa affermazione, che è volontà di Dio che le generazioni siano unite. Ripetiamole insieme: è volontà di Dio che le generazioni siano unite. Quindi vogliamo andare contro ogni stereotipo che dice chiese solo di giovani, chiese solo di anziani. No, non è questa la volontà di Dio, e la Bibbia ce lo spiega e ce lo insegna il maestro dei maestri Gesù nella preghiera sacerdotale, Giovanni 17. Dai versetti 20 è scritto: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me, in mezzo e per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Amen. Questa è la volontà di Dio, dice Gesù, tutti quelli che credono. Tutti quelli che credono sono tutti quelli che credono, quindi possono credere gli anziani, possono credere gli adulti, possono credere i giovani, possono credere gli adolescenti, possono credere i bambini, possono credere i ciechi, i sordi, anche i disabili, coloro che sono diversamente abili, tutti possono. Quindi Dio include tutti quelli che credono. La sua volontà è che siano uno. Amen. E che siano uno, quindi è importante che noi focalizziamo questo aspetto. All'interno della Chiesa esistono sicuramente almeno quattro generazioni, e queste generazioni, come potete vedere dall'immagine, queste generazioni, vedete che sono carini, belle colorate, queste generazioni si trovano all'interno della Chiesa, sicuramente all'interno della PDS. Vediamo queste quattro generazioni, ma vi posso dire che non è sempre così. Non dobbiamo mai dare niente per scontato. Vedete, c'è la generazione dei baby boomers, quelli che sono nati 1946-1960, la generazione X 1961-1980. Comunque è un po' vecchia queste date, perché le hanno un po' spostate. Dico, però gloria a Dio per questo, perché pastore, secondo queste date ancora sei nella generazione X. 1961, pastore, è un baby boomers. Non ho messo i boomers perché i boomers sono quelli che hanno 80-90 anni, ma non li ho inseriti. Neanche la generazione alfa, sono quelli che sono nati l'altro ieri. Allora, quindi generazione X, generazione Y sarebbe la generazione dei millennials, e la generazione Z è quella che va dal 95 fino al 2020 e 2018. Comunque, queste sono le quattro generazioni che noi troviamo all'interno della Chiesa e all'interno del popolo di Dio. E alcune volte cosa nasce? Nasce che queste generazioni, o per un motivo
o l'altro entrano in attrito, perché sono abituati a fare il culto in un certo modo, sono abituati a vestirsi in un certo modo, sono abituati a cantare in un certo modo, e quindi quando si cambia il format di un incontro o di una riunione entrano in crisi, si irrigidiscono e non sanno quello che devono fare. Allora questa sera, in questo messaggio, due parole chiave sono flessibilità e umiltà. Ripetiamole insieme: flessibilità e umiltà. Questa differenza è inevitabile che nascano, però se noi ci lavoriamo su, possiamo far sì che queste generazioni interagiscono e siano interconnesse gli uni con gli altri. Potremmo dire che la PDS sotto questo profilo è un modello, ma un modello che deve migliorarsi, un modello che deve crescere, un modello che si deve studiare. Queste differenze nascono inevitabilmente dall'età, perché c'è differenza di età, differenza di usi, costumi in base al periodo in cui si è vissuta la propria giovinezza. Per esempio, in riferimento alla manifestazione degli affetti, mio padre nei miei confronti difficilmente manifestava affetto, ma se mettiamo io verso i miei figli, manifesto per infinite volte l'affetto che mi è mancato a me da parte dei miei genitori. E questo crea anche nella nostra struttura emotiva delle differenze che bisogna tenerne conto. Ma c'è anche una differenza, per esempio, sull'approccio alla tecnologia. Per esempio, i baby boomers si sono dovuti adattare alla nascita delle nuove tecnologie, perché quando loro erano ragazzi non esisteva internet, non esistevano i computer. Ancora in America esistevano i computer, ma erano grosse macchine quanto questa stanza. E poi mano a mano, ecco che quelle generazioni si stanno adattando alla tecnologia. Però se noi andiamo alla generazione X, che è nata quando nasce internet, internet per esempio nasce nell'86, quindi potremmo dire l'altro ieri, 37 anni fa, quando è nato forse fratello Fabrizio, più o meno in quel periodo. Quindi la generazione X già si trova in qualche modo connessa con internet, quindi comunica attraverso le email, naviga sul computer. Ma poi abbiamo millennials. I millennials invece già sono connessi con i telefonini, sui social, senza parlare della generazione Z. I millennials ancora hanno Facebook, ma quando la generazione Z sentono parlare di Facebook, dicono: ma Facebook è per vecchi. Quindi vedete già le generazioni. Per questo io mi sono messo su Instagram. Amen. Così sono sempre giovane insieme con loro, per dirvi che è inevitabile che ci siano queste differenze. Ma Dio ci chiama a vivere in modo interconnesso gli uni con gli altri, e nella mia esperienza cristiana ho potuto vedere alcune chiese formate solo da persone anziane, senza giovani, e altre chiese invece formate da persone adolescenti e giovani, senza anziani. In entrambi i casi, sapete qual è la mia esclamazione insieme a voi? Mamma mia, mamma mia. Perché in una chiesa dove ci sono solo anziani non c'è ricambio generazionale e non si vede un futuro. Nella chiesa dove ci sono solo adolescenti e giovani, non ci sono persone adulte, dico mamma mia, perché i giovani, seppur hanno entusiasmo, forza e passione, mancano di esperienza e quindi sono inclini a commettere un sacco di errori, e quando hanno commesso tutti i loro errori non saranno più giovani, saranno adulti, e quella chiesa non sappiamo ormai che fine ha fatto. Quindi non è il modello di Dio nell'uno e nell'altro, ma il modello di Dio è che le generazioni siano interconnesse le une verso le altre. Come possiamo lavorare per superare questo gap generazionale? Il primo che intende lavorare su questo gap generazionale, su questa distanza generazionale, è niente poco di meno che Dio stesso. Dio stesso in Malachia, con spirito di profezia, parla in questo modo: ecco, io mando il mio profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile.
egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Quindi parla Dio di un'urgenza che il cuore dei padri con il cuore dei figli sia unito, sia interconnesso, ma pena il non adempiersi di questo, il giudizio di Dio. Quindi Dio ci tiene che ci sia unione all'interno della Chiesa, unione generazionale, e quindi volge il cuore dei padri verso il cuore dei figli, ed è nostra, quindi questa è la responsabilità di Dio, che Dio ci ispira a questo sentimento. Ma la nostra responsabilità qual è? La nostra responsabilità è, numero uno, come dicevo prima, di essere flessibili e umili. E per essere flessibili e umili dobbiamo piantare la nostra vita come degli alberi presso i torrenti che escono dal santuario di Dio. Dobbiamo piantarci lì, dobbiamo stare alla, dove scorre il fiume, dove scorre la presenza di Dio. E in Ezechiele 47,12 parla di ogni specie di alberi. E ho avuto questa visione: quando vedo ogni specie di alberi, vedo alberi grandi e alberi piccoli. L'albero grande lo vedo il mentore, e l'albero piccolo vedo il giovane che viene discepolato, che viene protetto dall'albero grande. Queste due generazioni che camminano insieme, interconnesse le une verso le altre. Questo farà sì che ci sia un frutto produttivo, e un frutto che porterà guarigione e porterà benedizione nella vita di coloro che lo riceveranno. Quindi il mentoraggio è importante. Dio desidera che ci piantiamo alla sua presenza, ma che possiamo essere mentori dei giovani. I padri devono lavorare per sviluppare la chiamata dei figli, amen. E i figli devono avere quell'umiltà, quel rispetto per quelli più grandi, di poter attingere per poter diventare quelli che sono. Io potrei parlare della mia esperienza. Il mio mentore o padre spirituale è stato il pastore Nicola. Noi, da quando, dal primo giorno che io sono entrato in via Profe, in via Pietro Mascagni, incontrai lui, e da quel giorno è stato forse come Eliseo ed Elia. No, non ci siamo più lasciati. Anche quando Elia voleva, diceva: me ne devo andare, ma Eliseo disse: com'è vero che l'Eterno vive, alla cui presenza io sto, io non te lascerò. E alla fine ricevette una doppia unzione. Vedete, è importante l'unione generazionale, perché i giovani devono ricevere il testimone. Ma questo testimone da chi lo devono ricevere? Da chi già ce l'ha in mano. Se i giovani partono da solo giovani, da chi l'hanno ricevuto questo testimone? Quindi è importante che le generazioni siano interconnesse le une verso le altre. Ma è importante quindi che ci sia un'azione. Quando parla i padri verso i figli e i figli verso i padri, sta parlando di un'azione di pentimento e di ravvedimento che ci deve essere nel cuore dei grandi, perché prima dice il cuore dei padri verso i figli, quindi, come dire, l'azione inizia prima nei padri. Quindi i padri devono scendere dal loro piedistallo spirituale che si sono costruiti, che si sono formati, scendere dalla loro posizione fra virgolette e identificarsi con i bisogni dei giovani, perché non perché sono giovani non stanno attraversando prove simili alle nostre, anche loro attraversano le loro prove. Quindi ci deve essere empatia gli uni verso gli altri, dialogo con le nuove generazioni, amen. E anche le nuove generazioni, accostatevi alle generazioni più grandi come delle spugne per assorbire dalla loro esperienza, perché siete ricchi all'interno della PDS di tutti questi esempi. Cosa succede? Che quando noi siamo uniti, interconnessi gli uni con gli altri, accade la stessa cosa che accadde al figliol prodigo, che si mise in azione verso il padre e il padre si mise in azione verso di lui. Quindi quando le generazioni giovani, le generazioni più grandi si incontrano, ecco che si centra la volontà di Dio, amen. Si centra il proposito di Dio, e quando si centra il proposito di Dio si manifesta il riversamento dello Spirito Santo, si manifesta lo Spirito di Dio sopra ogni carne, sopra ogni persona, come accadde nel giorno della Pentecoste, amen. Questo è quello che Dio vuole fare. Quindi ravvedimento
e riempimento di Spirito Santo. Concludo nel dirvi questo, che c'è stato un padre lassù nel cielo che era desideroso di tantissimi figli, e a motivo di questa fame di vedere molti figli ha deciso di immolare la cosa più preziosa che aveva, il suo unigenito figlio, la croce. La croce è il punto d'incontro delle generazioni. La croce è il punto d'incontro di ogni strato sociale. La croce è il punto d'incontro di ogni razza, tribù e nazione. Lì alla croce di Cristo tutti vengono fusi in un unico corpo e in un unico spirito. Dunque, cari, qual è il nostro impegno? Il nostro impegno è che oggi vogliamo essere aperti, i grandi verso i piccoli e i piccoli verso i grandi, essere flessibili. Vogliamo avere l'immagine, vogliamo proiettare questa immagine, e mentre proiettiamo questa immagine insieme vogliamo chiedere a Dio, vogliamo chiedere allo Spirito Santo, tutte le generazioni. È bello vedere qua la generazione Z, alzatevi all'impiedi, generazione Z, bellissimo. Bellissimo, facciamo un applauso. Alzatevi in piedi, generazione X e millennials. Alziamoci in piedi. Alziamoci in piedi, boomers, tutti quanti. Alziamoci in piedi, tutti in piedi, tutti, restate in piedi. Alzate le vostre mani verso il cielo. Alzate le vostre mani verso il cielo. Vogliamo invocare Dio, vogliamo invocare lo Spirito Santo, e avverrà in quei giorni, dice lo Spirito, che io spanderò il mio Spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani vedranno visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Generazioni interconnesse, giovani visioni, vecchi grandi dei sogni. Alziamo le nostre mani verso il cielo. Vogliamo essere battezzati in questa volontà di Dio. Vogliamo essere battezzati in questa visione. Vogliamo essere battezzati in questo proponimento di essere uno, padri e figli, nonni e nipoti, tutti insieme per benedire, lodare, adempiere il grande mandato, annunziare perduti Cristo salvezza, Cristo redenzione, Cristo vita eterna. Alleluia. Teniamo le nostre mani verso il cielo, prendiamo il nostro impegno questo pomeriggio di andare ad abitare presso i torrenti d'acqua, di andare a cercare un mentore per la nostra vita, un padre spirituale. È ricca questa chiesa di pastori, di responsabili, di capicellula. Cerca una persona che ti possa stare a fianco, che ti possa consigliare. Oh re la carabora catarachea, benedici il Signore, benedici il Signore. Parla in altre lingue, parla in altre lingue. E decidi di attingere a tutte le cose che Dio ti mette a fianco, alle persone preziose che il Signore ti ha messo accanto. Alleluia, insieme vedremo la gloria di Dio, insieme vedremo il riversamento dello Spirito Santo, insieme rivedremo una nuova Pentecoste qui a Catania, e vedremo i catanesi venire a Cristo, vedremo gli abitanti dei paesi etnei venire a Cristo, vedremo i nostri compagni di classe venire a Cristo, vedremo le nostre vite e diventare un faro, una luce, una speranza per i disperati, perché insieme ce la possiamo fare, insieme ci sarà il cambio generazionale, insieme lasceremo il testimone ai più giovani, la vita, la Chiesa avrà un futuro fino al giorno del ritorno di Cristo. Alziamo le nostre mani verso il cielo e chiediamo allo Spirito Santo di riempirci, di battezzarci nel nome di Gesù. Adoriamolo, adoriamolo. Come un fuoco che consuma.
Alleluia. Spirito Santo, il cuore dei padri si è rivolto verso i figli, il cuore dei figli si è rivolto verso i padri, affinché, Signore, siamo uno, come tu hai pregato, per vedere il cuore di Dio rallegrato dal nostro essere umili, essere flessibili ed essere sottomessi alla tua voce, alla tua guida, alla tua direzione, alla tua unzione, nel nome di Gesù. Amen. Dopo questo panel, che altro non sarebbe che un'intervista, e in parte saranno trattate domani. Quindi questo è un tempo di approfondimento su queste tematiche che in qualche modo rappresentano la visione della PDS un po'. E abbiamo pensato di avere con noi questi quattro fratelli che hanno un'esperienza pluriennale, ma diciamo ventennale, nell'opera parola della salvezza. Pastore Alfio Balsamo, facciamo un applauso. Grazie. Pastore Riccardo Colianni, fratello Gaetano Ficarra, la sorella Nunzia Spitaleri. Sorella Nunzia. In qualche modo Pastore Alfio e Pastore Riccardo rappresentano chi è nato, no? All'interno comunque della PDS con il DNA della visione, e il fratello invece Gaetano, la sorella Nunzia, chi si è aggiunto dopo. Quindi in qualche modo ha ricevuto la visione, si è dovuto, diciamo, innestare, ha dovuto sposare questa visione. E quindi facciamo qualche domanda a loro per vedere come Dio operato, ha portato avanti la visione nell'opera, anche in base alle loro testimonianze, quello che loro hanno vissuto. Sorella Nunzia, partiamo da te. Uno degli argomenti trattati in questa conferenza, proprio appena adesso, pochi minuti fa, è generazioni a confronto. La forza della PDS negli anni è stata saper lavorare coniugando le esigenze di tutte le generazioni. Secondo te come ci è riuscita? Innanzitutto che il pastore ha sempre avuto il cuore per i giovani, ha sempre parlato dei giovani, quindi la Chiesa ha sempre ascoltato questo. E poi lavorando sulle famiglie, impartendo la visione, cercando di fare amicizia nello stare insieme, nella comunione fraterna, e tutto questo ha fatto sì che man mano queste esperienze, questa visione veniva trasferita ai giovani. Quindi i giovani rappresentano i nostri figli, siamo noi, i nostri figli. Quindi la PDS, i figli e i giovani sono tutti noi, perché li abbiamo cresciuti, quanti si sono aggiunti. E quindi questa è stata la cosa importante, che il pastore man mano trasferiva ad ognuno la visione è stata tramandata. E quindi i giovani, senza creare nessun distacco tra ogni fascia di età, perché a ogni fascia di età c'è stato un suo collocamento, dalla scuola domenicale agli anziani. Quindi dici il fatto di trasmettere la visione, sì, proprio ai giovani, alle persone più grandi, ad ognuno per fascia, ad ognuno che man mano si aggregava. E quindi la visione è stata sempre trasferita. E quindi Pastore così. Alfio, tu che hai trattato questo argomento, vuoi aggiungere qualcosa in base a questa domanda? Il lavoro che è stato fatto in questi anni, che il pastore Nicola ovviamente come fondatore della PDS ci ha trasmesso, io insieme con il pastore Riccardo siamo tra i primi che eravamo proprio a stretto contatto con lui, e la sua enfasi era quella sempre di avere attenzione alle persone, che quando una persona entrava in chiesa non doveva uscire senza che nessuno gli si era presentato o lo aveva accolto. Ci ha sempre dato il senso di accoglienza, o fosse un giovane o fosse una persona anziana, e la cura capillare, quello di avere una cura capillare. Dice, anche se un domani avremo 1000 persone, ma dobbiamo trattare ogni persona come se fosse l'unica persona della chiesa. E questo ha fatto sì che ci fosse pastura in ogni settore
della Chiesa, nel settore dei grandi, nel settore dei giovani, nella scuola domenicale, nella parte della fascia d'età grande, per esempio come gli incontri con i sempreverdi. Questo ha fatto sì che le generazioni fossero integrate le une alle altre, e il fatto di stare insieme, e che soprattutto anni fa noi dedicavamo circa una volta al mese, ci incontravamo al Librino e stavamo tutto il giorno insieme, giovane, tutta la chiesa, tutti insieme. E il fatto di vivere insieme, o vuoi non vuoi, tu scambi una parola con le persone più grandi o più piccole di te, e questo ovviamente crea coesione, e questi, grazie a Dio, sono i frutti. Pastore Riccardo, sempre sullo stesso tema, argomento. Si può avere quindi un obiettivo comune, nonostante il gap generazionale, la differenza di età fra le generazioni, e come si cammina insieme, secondo te, verso questo obiettivo comune? Riascoltiamo la predica del pastore Alfio. Certamente, non c'è, quando c'è una visione e c'è un cuore per quella visione e si vuole lavorare assieme, non c'è una differenza. Io mi ricordo che eravamo tutti ragazzi, come diceva il pastore Alfio, e poi quando è venuto la famiglia Rovetto, la famiglia Cerrito, è stato un valore aggiunto, una ricchezza per l'esperienza, anche se eravamo vicino come padre spirituale, il pastore e Nicola. Io mi ricordo che, faccio una parentesi, quando io ero un po' ribelle, non volevo venire in chiesa, mio padre mi portava per forza. E un giorno in via Pedro Mascagni vedo uno con i capelli molto riccioluti, molti capelli, poi gli ho fatto perdere qualche capello. E allora dal pulpito è venuto a salutare mio padre, mi ha preso dal collo, si è arrampicato nel collo e mi ha trascinato per tutta la chiesa e mi ha fatto conoscere allora la sorella Manuela e altri giovani. Perché aveva sempre questo cuore, questo desiderio di lavorare assieme ai ragazzi per portare avanti da una generazione all'altra e passare il testimone, come è stato detto. Fratello Gaetano, parliamo dell'argomento, della visione, che sarà il prossimo argomento trattato in questa conferenza. Quanto è importante per una chiesa avere una visione? E se è importante, si può vivere in una chiesa senza sposarne la visione? Una domanda tosta. Allora, è importante, anzi è fondamentale, che la chiesa abbia una visione. E se mi dici se si può vivere senza una visione, racconterò una mia testimonianza. Allora ti posso dire che forse si può sopravvivere ma non avere un futuro. Primo, perché la parola di Dio ci insegna che senza visione non possiamo andare da nessuna parte, in quanto l'apostolo Paolo afferma a riguardo, che dice che dobbiamo correre verso una meta. Quindi non avere una visione, quindi non potremmo mai avere una meta, raggiungere una meta. Quindi lui dice che sarebbe come combattere contro il vento. Però volevo raccontare una mia propria esperienza personale, che forse potrebbe essere l'esperienza di molti qui di noi, un'esperienza che ha toccato personalmente la mia vita spirituale, però che mi ha fatto anche crescere. Prima di frequentare la PDS frequentavo un'altra chiesa di cui ero anche responsabile, collaboravo con il pastore, ecco. Quindi una chiesa che nel tempo è cresciuta spiritualmente e anche di numero. Avevamo il nostro incontro di preghiera, avevamo il nostro incontro domenicale. La presenza di Dio era nel nostro mezzo? Sì. Dio benediceva la nostra vita, la nostra chiesa? Sì. Però c'era qualcosa che mancava, e questo ancora non riuscivo a comprenderlo, se non nel tempo, che poi il Signore ce lo ha mostrato. Quindi camminavamo come di domenica a domenica, settimana a settimana, avendo la benedizione di Dio. Un giorno il pastore ci chiese di avere una serata comunitaria, perché aveva delle cose da comunicarci. Quindi quel sabato eravamo veramente contenti di avere questo incontro, perché il pastore doveva comunicarci
delle cose, pensavamo delle belle esperienze ancora future. Quindi mi ricordo come se fosse ancora oggi, questa parola ha toccato fortemente la mia vita e ha avuto un impatto molto forte. E la prima parola che disse quindi è stata questa: Superman. Scusate. Superman è morto. Da lì a poco la Chiesa si è sciolta perché non si era investito, non si aveva una visione. Andavamo, come detto prima, da settimana a settimana. C'era la benedizione di Dio, ma come ci insegna la parola di Dio, non avevamo delle prospettive future. Quindi si può vivere senza una visione? Decidetelo voi. Io credo che non si possa vivere, possiamo sopravvivere, ma non possiamo avere un futuro. E se ho 30 secondi voglio aggrapparmi a quello che il pastore Riccardo ha detto stamattina, quando ha letto il passo di Giovanni, quando Gesù affermava: io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio, e questa voglio adempiere. Cosa ha voluto dire Gesù con queste parole? Ho chiesto al pastore Riccardo di poter usare questi versetti per darci proprio l'importanza della visione di una chiesa. Gesù non è disceso dal cielo, quando dice già aveva una visione chiara. E quale sarebbe stata la sua meta? Quella meta che sarebbe stata la croce. Le difficoltà ci sono state, ma avendo una visione, sapendo la destinazione, la meta, ha potuto affrontare tutte le difficoltà. Quindi io ringrazio il pastore, ringrazio Dio, perché siamo in una chiesa dove c'è un uomo chiamato da Dio, un uomo che ha una visione, e quindi siamo una chiesa, lo posso dire proprio con sincerità di cuore, una chiesa che abbiamo un futuro. Amen. Per il domani. Perché avere una visione. Amen. Chiara da parte di Dio parte è garanzia di un futuro, per la chiesa e per il popolo di Dio. Sorella Nunzia, cosa consiglieresti di fare a una persona che si rende conto di non essere allineata alla visione della Chiesa? Vivere la Chiesa, perché quando si vive si conosce e quindi si apprezza. Mi ricordo che, tornati dal campeggio di Roccella, il pastore tutti i martedì e poi i mercoledì qui a Massa ha avuto in cuore di mattina di fare degli insegnamenti. E in questi insegnamenti, oltre che insegnare, trasferiva la visione. Ma già noi la conoscevamo prima, l'abbiamo sentita, la sentivamo. E sempre di più entra dentro. Quindi più la viviamo, più siamo col pastore, con i ministri, con quelli che insegnano, che hanno quella passione, trasferiscono alla Chiesa la passione della visione, e poi la viviamo la visione, perché la visione in fondo siamo tutto questo che stiamo realizzando. Quindi è importante immergersi. Amen. Pastore Alfio, tu che già dalla tua giovane età, dalla tua giovinezza, sei al fianco del pastore Nicola, come ha fatto il pastore Nicola a trasferirvi la visione quando eravate ragazzi? Quando stavamo col pastore Nicola, lui ci parlava sempre di visione. Una volta, mi permetto di dire questa cosa, ma è vera, e fratello Riccardo mi diceva, così parlando tra di noi, scommetto che pastore Nicola, anche quando era in viaggio di nozze con sua moglie, gli parlava della visione. Quando vivi con un visionario, quando vivi con un uomo di visione, quella persona parla sempre della visione, di quello che Dio gli ha messo nel cuore, di quello che vuole fare. E giustamente il pastore è una Ferrari con il pedale schiacciato al fondo, e quindi non si è mai fermato. Una delle cose che lui ci ha trasmesso a noi, per esempio, quando è nato Librino, ancora prima che nascesse,
e ci ha consigliato di leggere le biografie di diversi uomini di Dio. E questa è una cosa che anche ai giovani, alla generazione Z, millennials, consigliamo di fare, perché questo ha fatto sì che i nostri cuori fossero infiammati. Giovani, diciannovenni, ventenni, che venivano incontrati dallo Spirito Santo, per esempio la biografia di Stad, la biografia di Müller, questo uomo di fede che fondò diversi orfanotrofi e viveva e dipendeva solo dalla preghiera e dalla fede, e così William Carey, John Wesley. Per esempio la testimonianza di Wesley, la biografia di Wesley, ha appassionato la vita del pastore Nicola, lui lo citava spesso, lo cita anche ora, e in questo modo, stando con lui, ma soprattutto lavorando con lui, e i cuori si infiammano, c'è la passione, e quando c'è la passione le cose scorrono e diventa una gioia. Io, guardate, io ringrazio Dio che mi sono convertito a 19 anni, perché la mia più bella esperienza è quella di vivere la mia giovinezza, servire il Signore, perché ho vissuto fino all'età di 18 anni prima di convertirmi, ma non ho mai realizzato una pienezza di vita dal momento in cui io mi sono convertito in avanti. Quando hai una visione, sai dove stai andando e sai che quello che stai facendo lascerà un frutto che resterà non solo in questa vita, ma sarà un frutto che ritroverai anche nell'eternità lassù nel cielo. Quindi io ringrazio Dio per gli uomini di visione, preghiamo per il pastore e permettetemi di fargli un applauso. Amen. Perché ha bisogno di essere incoraggiato quest'uomo, anche se il suo incoraggiamento è Dio, ma noi siamo con lui, e quindi grazie pastore per tutto quello che hai fatto, ma non solo, per tutto quello che stai facendo e che continuerai a fare. Quindi ricevere la visione, sposare la visione, ma praticare anche la visione, viverla. Esatto. Gaetano, tu hai, mi sa, una storia brevemente, se ce la puoi raccontare, di come sei arrivato alla rivelazione della visione della VDS. Sì, parlo sempre. La famiglia Ficarra si sono uniti anche dopo, è stata anche loro una ricchezza come esperienza, maturità. Grazie Riccardo, grazie. Sì, posso raccontare la mia esperienza, quindi torno a quello che ho detto prima, circa 20 anni fa, più o meno, 21 anni fa, ci siamo accodati alla PDS, no? A far parte della PDS. E quando sono entrato nella PDS, sono entrato avendo già un mio bagaglio spirituale. E proprio in quel periodo c'era il pastore che diceva, proprio per sposare la visione, allora c'era il patto che abbiamo, si è dovuto firmare. Allora, scusami pastore, non l'ho firmato. Perché? No, ora già l'ho firmato poi dopo. Perché proprio avevo già il mio bagaglio spirituale. Quindi quando lui diceva bisogna azzerarsi per sposare proprio la visione, questa parola mi urtava tantissimo. E ho avuto dei contrasti, non solo spirituali, ma dei contrasti anche con lui e con altri fratelli responsabili per non poco tempo, e questo tempo andava sempre, ma è sempre più, come dicevo, senza sposare la visione puoi vivere nella chiesa ma ci vivi male, non puoi vivere. Ma un giorno fu organizzato un campeggio e andammo a Roccella Ionica, e quella mattina stavamo facendo il bagno tutti insieme, come di consueto il pastore invece di farsi bagno era lì a mollo all'acqua, ma in realtà non è che stesse facendo il bagno. E piano piano vidi che, tipo come le mosche, una persona, due persone, tre persone, lui rimase nel mezzo e si formò un cerchio. E mi incuriosì, quindi io piano piano mi avvicinai senza però farmene accorgere, e con l'orecchio cercavo di capire quello che si stava facendo, chiaramente, perché mi incuriosì proprio l'episodio di vedere queste persone lì in mezzo. E normalmente lui parlava di cosa? Della visione della Chiesa. E questo un pochettino toccò il mio cuore. E mentre ero lì in disparte, Dio aprì il mio cuore e aprì la mia mente, che mi fece comprendere che quando si parlava di azzeramento, non è che ci stava parlando di un azzeramento della nostra esperienza, delle nostre cose spirituali che avevamo vissuto in 20 anni, ma in realtà dovevamo azzerare tutto ciò che erano i nostri pregiudizi,
le nostre idee, perché dovevamo veramente supportare un uomo che Dio aveva chiamato. E mi ricordo proprio una domanda che Dio fece in mezzo al mare, proprio alla mia vita. Tu credi che io ho chiamato quest'uomo per l'opera mia? Ed io dissi, sì, Signore, ti fidi di me? E ho avuto proprio questo dialogo con Dio. Ho detto, mi fido. E allora tu ti devi fidare di un uomo che io ho chiamato. E quindi in quel momento aprì la mia mente e aprì il cuore. Indirettamente posso dire che non è che ho capito a quell'istante cosa fosse la visione, però è stato importante che ho iniziato ad aprire il mio cuore, a frequentare i corsi di formazione che allora faceva il pastore Riccardo, lui molto più piccolo di me, quindi io sono andato a frequentare la sua corsi di formazione ed posso dire che è stata una, ne parlavamo poi al ritorno, è bello, perché dovevamo cambiare tutti i nostri progetti. E da lì pian piano, come diceva mia moglie, vivendo la Chiesa, ho compreso la visione ed ho afferrato la visione. Quindi questa è stata la mia esperienza personale. Posso avere 30 secondi e concludo? No. Vai, dai. Vai. 30 secondi. No, a questo volevo dire che, a proposito di quello che ho detto, come 2 anni fa ho detto proprio da questo pulpito, dicendo al pastore che confermavo, ed oggi lo riconfermo dicendo che io credo fermamente in quello che Dio gli ha dato, nella chiamata che Dio gli ha dato. Quindi, e dissi simbolicamente che viaggiamo sullo stesso binario. E ti dissi allora, se un domani tu sei la locomotiva, io sono una delle carrozze, la carrozza numero 10. Allora mi dissi. Quindi in qualsiasi momento dissi, pastore, tu ti possa girare e dire 1, 2, 3, Ficarra, il numero 10 c'è. Presente. Io ci sono ancora, quindi che Dio ti benedica e che questo viaggio lo affrontiamo insieme. Amen. Amen. Molto velocemente, pastore Riccardo, l'ultima domanda. Durante la conferenza parleremo domani del dare. Quanto è stato determinante la generosità e l'ubbidienza nel dare della Chiesa in tutti questi anni? E se tu potresti brevemente raccontare la testimonianza di quando Dio, usandosi di un cuore pronto, ha risposto al bisogno della Chiesa in modo evidente, miracoloso. Io fin dall'inizio, quando eravamo, il pastore era il responsabile dei giovani, è nata un'amicizia, oltre a essere suo discepolo, presi la cassa di Verso la Meta e dei giovani. Poi piano piano siamo cresciuti, il pastore prese la responsabilità della squadra evangelistica, dove c'era anche il pastore Alfio, dove non avevamo una meta, andavamo una domenica in una zona, una domenica nell'altra zona, poi nacque il peso del pastore di andare davanti a un palazzo e predicare il Vangelo, e fin dall'inizio abbiamo visto la generosità, la responsabilità. È stato sempre amministrando insieme al pastore e ad altri, e abbiamo visto la potenza del povero, la forza, e poi la serietà e la fedeltà e la fiducia che avevano nel pastore. Amen. Nell'amministrare, veramente lui mi ha insegnato una cosa, no? Che io ero ragazzo, mi diceva, Riccardo, se guadagni 1.000 euro fai finta che ne guadagni 800, se ne guadagni 1.200 fai finta che ne guadagni 1.000. È stato uno che ha teso sempre verso il risparmio e utilizzare bene i soldi, è quello che vedete. È una grazia di Dio, questi sono i frutti della responsabilità, della fedeltà della Chiesa per quello che abbiamo costruito e ancora faremo. Abbiamo Viale Nitta davanti a noi. Amen. Amen. Sorella Nunzia, vuoi aggiungere qualcosa brevemente, poi chiudiamo? No, volevo dire che il fatto che il dare è stato determinante, prima di tutto perché il pastore è stato il primo esempio,
E poi, come si diceva, perché ha saputo amministrare. Magari alcuni vengono da realtà diverse dove questo non c'è stato, e magari uno si tirava indietro prima di dare. Invece, vedendo quello che il pastore insieme ha amministrato e come ha fruttato, hanno dato generosamente, e magari molti hanno dato nel silenzio per degli obiettivi, tipo la casa alloggio o altri, perché hanno visto veramente il frutto, il frutto. E questo è bello. Amen. Vogliamo fare un applauso alla fedeltà della dell'opera Parola della Salvezza, alla serietà di quanti ogni mese fedelmente donano per l'opera del Signore. Facciamo un applauso anche ai fratelli, sono stati disponibili. Ok, mentre vi congedo, il gruppo musicale può salire, le sedie ora le scendiamo qua che se le portano. E siamo pronti per un'altra sessione, per l'ultima sessione. Questa sera Dio vuole aprirci ancora gli occhi sulla visione che noi abbiamo davanti come opera Parola della Salvezza, perché tutti noi cresciamo nella consapevolezza di ciò a cui Dio ci ha chiamati per questo tempo. Noi siamo stati chiamati per questo tempo e noi vogliamo vivere questo tempo certi della chiamata di Dio, della visione che Lui ha affidato al pastore e che ci viene trasferita nei nostri cuori, perché anche noi per fede insieme a Lui possiamo raggiungere gli obiettivi che Dio ci sta mettendo davanti in questo tempo. Ok, abbiamo un video, partiamo con il video e dopo andiamo all'ultima sessione. La visione dà direzione. La visione stabilisce le priorità. La visione stimola l'azione. La visione plasma la cultura di una chiesa. Un'unica visione garantisce l'unità. Quando un leader riceve una visione da Dio, deve condividerla. Il leader trasmette la visione, la chiesa sposa la visione. Più sono i cuori in cui la visione attecchisce, più quella chiesa ha la possibilità di diventare il polmone verde del proprio quartiere, della propria città, della propria nazione. Vivere in una chiesa senza sposarne la visione significa farsi trasportare dal flusso, non farlo. Sposa la visione, si parte attiva del suo adempimento. We'll be right back.
dono come sono, ed è qui che sono al sicuro, dove niente mi può far del male. Mi hai perdonato, mi hai portato in tua presenza, mi hai rialzato, io mi prostro ad adorarti. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Ai tuoi piedi arde il mio cuore, ai tuoi piedi mi dono come hanno ricevuto la parte migliore. Marta aprì la porta, ma Maria stette ai piedi. E quando Marta disse: Gesù, non ti importa che mia sorella venga con me? Gesù rispose: Marta, Marta, Maria ha scelto la parte migliore che nessuno potrà mai togliergli, la parte in cui le nostre ginocchia si piegheranno dinanzi alla presenza di Dio. Quello sarà il momento più bello, straordinario e
meraviglioso che il suo popolo può vivere, il momento in cui il nostro cuore si unisce al suo, il momento in cui riusciamo ad ascoltare il battito del cuore di Cristo, il battito del cuore di colui che è salito su quella croce. Ma oggi, guardando a quella croce, noi vediamo che quella croce è vuota, e guardando al sepolcro vediamo che il sepolcro è vuoto, perché il nostro battito si è unito innanzi al battito di colui che è morto, risorto e che è vivente. Cristo, 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 il nostro tutto. In Lui abbiamo ogni cosa, in Lui abbiamo ricevuto ogni benedizione, e ogni benedizione pienamente in Lui abbiamo ricevuto tutto. Satana era venuto a distruggere, uccidere e rubare, ma Gesù ha detto: io sono venuto perché il mio popolo abbia vita, e vita in abbondanza. Sì, Signore, il nostro cuore ancora dinanzi ai tuoi piedi, come il vaso di alabastro di quella donna. Sì, Signore, si rompe il nostro cuore dinanzi a te. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Vogliamo ringraziarti, continua a parlare ai nostri cuori. Noi siamo ben disposti ad ascoltare, perché il desiderio nostro è quello di fare la tua volontà. Grazie per come ci hai arricchito in questa giornata e per come continuerai ad arricchirci in tutta questa conferenza. Grazie nel nome di Gesù. Amen. In Abacuc capitolo 2 è scritto: io starò al mio posto di guardia, mi porrò sulla torre e starò attento per vedere ciò che egli mi dirà e ciò che dovrò rispondere circa la mia rimostranza fatta. Quindi l'Eterno mi rispose e disse: scrivi la visione e incidila su tavole, perché si possa leggere speditamente, poiché la visione è per un tempo già fissato, alla fine parlerà e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. Il pastore è la visione, un leader è la visione. Se noi leggiamo attentamente la storia sia dell'Antico Testamento come la storia del cristianesimo, Dio ha chiamato degli uomini affinché potessero portare avanti il suo proposito. Abramo fu chiamato affinché fosse il padre di nazione e fosse l'uomo della fede. Mosè fu chiamato per tirare fuori da una dura schiavitù il popolo di Israele. Davide fu chiamato affinché noi potessimo avere un esempio di un pastore secondo il cuore di Dio e potesse unificare il popolo di Israele. L'apostolo Paolo fu chiamato affinché potesse annunciare il Vangelo ai gentili. Renabon, che è stato chiamato affinché predicasse a milioni di persone in Africa, e tante altre persone sono stati chiamati affinché potessero portare avanti la volontà di Dio. Dio non è alla ricerca di un metodo, Dio è alla ricerca di uomini e donne da un cuore umile e che sono ben disposti a poter fare la sua volontà. Un leader che riceve una visione, è una visione che ha piantata nel proprio cuore. Pensa alla visione, si alza con la visione nel cuore, si addormenta con la visione, pensa sempre alla visione, vero? Va anche in viaggio di nozze sempre parlando della visione. È uno che contagia, è uno che cerca di trasferire e trasmettere quello che Dio gli ha dato. Ora, è importante, è fondamentale, chi riceve una visione deve condividere e far conoscere questa visione. Come è nata la PDS? Io ero che pasturavo il team dei giovani e iniziai a sperimentare qualcosa di nuovo nel mio cuore. Sentivo che il mio tempo nella chiesa in cui io servivo stava per terminare. Parlai con il pastore Weiss, ho raccontato
a lui quello che c'era nel mio cuore. Abbiamo pregato assieme e mentre che pregavamo assieme, lui usò più o meno queste parole dicendo che realizzavo qualcosa, percepivo qualcosa nel mio cuore che era come un mistero, quasi inspiegabile, ed era Dio che mi stava chiamando. Chiamò gli anziani e disse: voi conoscete Nicola che è come una ruspa e lo dobbiamo lasciare andare dove Dio lo sta chiamando. E così sono stato incoraggiato, ho parlato al team dei ragazzi, ad alcuni di questi giovani che oggi sono, rappresentano anche uno zoccolo duro all'interno della PDS, che alcuni di loro l'avete sentito testimoniare. Ho condiviso quello che Dio aveva messo nel nostro cuore e, lasciatemelo dire, abbiamo dato vita a un'avventura meravigliosa che è iniziata 25 anni fa e che ancora oggi ancora oggi porta frutto, perché molte persone piano piano si sono convertiti, si sono uniti a noi, e per questo noi siamo grati a Dio. Chi ha una visione come una donna in stato interessante, tu la senti dentro, la percepisci dentro, ti senti gravido, non so se si può dire, sei incinto, incinto di quello che Dio ha messo nel tuo cuore e aspetti che quello che Dio ha messo nel tuo cuore venga alla luce, come una madre ai 9 mesi partorisce quello che ha nel grembo. Un uomo di Dio, un leader, è un uomo che ama la Bibbia, che ama la preghiera, che costruisce una propria vita di preghiera, che ama stare davanti a Dio, dipende da Dio, cerca la volontà di Dio, non vive per esperienza, ma sta alla presenza di Dio. E credo che questa è la chiave della benedizione della PDS: stare davanti a Dio, ascoltare Dio e mettere in pratica quello che Dio dice. È uno che dice che tutto è possibile a chi crede, è uno che dice che non vi è niente che non si possa realizzare, è una persona che dà fiducia, che dà stabilità, è un punto di riferimento, è uno che incita, che spinge gli altri a fare, a mettersi in gioco, è uno che è anche disposto a rischiare per la volontà di Dio, è uno che a volte non è nemmeno capito e compreso, perché non sempre le persone riescono a capire e comprendere chi riceve una chiamata da parte di Dio. È uno che non dice alle persone fate, ma dice facciamo, andiamo assieme, vi mostro io come fare le cose, e trasferisce questo discepolato pratico, trasferisce questo cuore. È uno che è un uomo di fede. Sia l'assegnazione del locale di Librino e sia la compra di questi terreni, queste particelle che erano qui dove oggi c'è il centro parola della salvezza, sono avvenute in un modo miracoloso. Noi al Viale Grimante 16 evangelizzavamo, ci portavamo un tendone, 70-80 sedie, c'erano alcune che erano reste domiciliari e noi ci proiettavamo la croce e il pugnale. E c'era questo locale che era tutto distrutto e non sapevamo di chi fosse, a che cosa fosse stato adibito. E una mattina, mentre eravamo lì, loro si ricorderanno, siamo entrati in questo locale e abbiamo iniziato a esercitare la fede dicendo: tu ce lo darai. Non vi racconto com'è stato, ma è passato il tempo, qualcosa di importante, fin quando abbiamo avuto l'assegnazione di questo locale, dove grazie a Dio da più di 20 anni, forse 20, 23 anni, è il luogo dove noi ci incontriamo. Come anche qui, in via delle Zinne, una persona che viveva nel Ragusano telefona a un'agenzia, è stato un caso, non lo so, l'agenzia del fratello Daniele Demone e Vita, dicendo che c'era una particella di 400 metri che lo volevano quasi svendere perché si potevano costruire solo chiese. Siamo arrivati in via delle Zinne, quindi queste 70 metri, che era tutto erbe, masse, non era una cosa bella quando tu venivi qua,
Quando siamo arrivati col fratello Daniele, così io sono salito su un masso e lui metto: cosa vede? Ho detto: vedo una chiesa piena di persone con le mani in alto che lodano Dio. La fede è qualcosa che accompagna, perché attraverso la fede, attraverso questa fede che Dio mette nel nostro cuore, possiamo veramente realizzare cose che sono importanti, perché nella lettera agli Ebrei dice che la fede è certezza delle cose che si credono. Quindi la fede è qualcosa che deve accompagnare, qualcosa che fa parte di noi, perché attraverso la fede noi siamo legati a Dio, siamo legati alla sua grazia, alla sua misericordia, alla sua volontà. Un uomo che è timorato di Dio non cerca di costruirsi qualcosa all'interno della chiesa. Le mie figlie mi hanno fatto vedere dei piccoli filmati, non sto qui a dire, che sono dei bei fatti bene sulla storia di Gesù, eccetera, eccetera, che poi, se volete, Marica vi può dire come potete, diciamo, vedere, come li potete vedere. E sono stato toccato quando Maria Maddalena, cioè nel filmato era Maria Maddalena, che Nicodemo era andato per liberarlo, ma non riceveva la liberazione. Poi si presenta Gesù, riceve la liberazione, poi Nicodemo ritorna perché gli fu detto, dice: Dio ha fatto tramite te un miracolo. Quando incontra Maddalena, Maddalena gli ha detto, dice: non sei stato tu, ma una persona che io non conosco. Per farla breve, era Gesù. E Nicodemo disse: bah, dice, è strano che uno che compie un miracolo così importante non si prenda i meriti. Il successo che noi sperimentiamo, se noi consideriamo 25 anni da quando abbiamo iniziato col gruppetto di giovani, abbiamo sperimentato un grande successo in tutti questi anni. Sono centinaia le persone che oggi fanno parte parola della salvezza. Sono tanti le persone che sono state introdotte e che servono nel ministero. Per me è stata una grande gioia questa mattina ascoltare e ricevere da ognuno di loro, perché non è falsa umiltà. La mia preghiera è: Signore, benedici più di me, ma affinché la benedizione loro sia la benedizione della Chiesa. Il successo di una chiamata sta proprio in questo, che nessuno cerca di portarsi l'onore o il merito a sé. Noi dobbiamo dipendere da Cristo e dobbiamo focalizzare Cristo, dobbiamo focalizzare la croce, dobbiamo essere cristocentrici. E tutto quello che noi raccogliamo, non diciamo lì per lì, no, sai, è successo, dobbiamo imparare a portarlo ai piedi di Gesù. Negli anni si sperimenta una maturità, negli anni dico questo, una maturità, se noi permettiamo allo Spirito Santo di poterci lavorare, che possiamo raggiungere una certa maturità nelle parole che Paolo dice: c'è chi lo predica per un rendiconto, c'è invece chi lo predica d'un cuore sincero. Ed è quello che Dio vuole, che noi possiamo predicare Cristo, possiamo predicare il Vangelo semplicemente, sinceramente, perché amiamo la Chiesa di Cristo, perché vogliamo che il suo regno si espanda, perché vogliamo che il regno di Dio possa crescere nei cuori degli altri, perché desideriamo che le persone crescano, desideriamo che ognuno possa conoscere il proposito di Dio e possa essere utile per la gloria e per l'amore di Dio. La visione è il dono di fede in azione, come la lode e vittoria davanti ai nostri nemici. La fede è, cioè la visione è fede in azione. Mi ricordo dopo un po' che era nata la chiesa e ci eravamo trasferiti dal garage del viale Grimaldi 18, siamo andati in via dell'Appennice. Noi siamo stati sempre avvicinati e credo che questo è stato qualcosa veramente voluto da Dio e ricercato anche da noi. Abbiamo sempre voluto che chi veniva o chi venisse a visitarci fosse qualcuno mandato da Dio che potesse manifestare un'amicizia.
Noi non siamo stati mai alla ricerca del predicatore che era di passaggio a Catania. Quando ci chiamavano dicevano c'è un predicatore di passaggio, volete che venga a Lebrino? Dicevamo no. Ora qualcuno diceva che noi ci eravamo chiusi perché non eravamo aperti. Il mio pastore mi ha insegnato, Filippo Weiss, che troppi predicatori non ti aiuteranno a sviluppare un'identità all'interno della Chiesa e non avvanteggeranno la crescita o la nascita di altri menestere. Però ci ha anche insegnato che bisognava essere umili e far sì che altri potessero venire e dare un contributo. Allora venne Bill Rice e alcuni, dato che io facevo parte dell'opera, l'avevano invitato, che avevano chiesto che erano più grandi di quello che era il Librino, credo che allora fossimo una quarantina di persone, però lui disse voglio stare con voi, e per noi questo era qualcosa di bello, quando dei ministeri venivano dall'estero, avrebbero potuto pretendere di predicare in chiese più grandi, invece volevano rimanere con noi. Questo ci ha aiutato a crescere. E mentre che eravamo lì, che adoravamo, benedicevamo il Signore, lui disse a me e a tutto il team, disse tu dovresti iniziare a insegnare ai leader. Io non l'avevo mai fatto, con tutta una cosa non l'hai mai fatto, magari sì, sai che sarebbe giusto farlo, ma se non l'hai mai fatto, come si fa? E lui mi ha dato questo stimolo. E devo dire che loro sono state le mie prime cavie, che dice inizia con noi e grazie a Dio ho iniziato. È un esperimento riuscito, amen. E mentre che e poi eravamo là che ministrava, lui venne, Manuela, la sorella Manuela, la moglie di Pastore Affo, traduceva, lui venne al mio orecchio e mi disse Nicola, credo che Dio ti ha dato il dono della fede. Ognuno di noi riceviamo una misura di fede. Ma vi sono persone che sono chiamate, a cui Dio dà una fede per poter realizzare delle cose importanti. Lì per lì non riusciamo a vedere niente, ma piano piano, andando avanti, la Chiesa iniziava a prendere forma. Poi sono nate le altre chiese, abbiamo visto, abbiamo realizzato quello che Dio aveva messo nel nostro cuore. Se voi studiate attentamente, le chiese che sono in crescita e che crescono hanno un denominatore comune, che è il dono della fede. Perché chi ha fede crede. Chi ha fede va controcorrente, chi ha fede anche non vedendo le cose e Dio l'ha messo nel suo cuore, sa aspettare il tempo in cui le cose si realizzano. La fede è certezza delle cose che si sperano e dimostrazione di cose che non si vedono. Le cose che noi speriamo non ce le abbiamo. Le cose che noi speriamo sono all'orizzonte. E un uomo di fede vede oltre l'orizzonte e lavora affinché quelle cose che ancora non si sono concretizzate o realizzate avvengano e si realizzano, e cerca con la fede di veicolare, incanalare quello che Dio ha messo nel suo cuore che va verso le persone, affinché siano salvate, affinché conoscono Dio, affinché crescono, affinché diventano discepoli. Una delle nostre, diciamo, un aspetto della nostra visione è quello di andare nel mondo, evangelizzare, portare le persone all'interno della Chiesa, discepolarle e rilasciarle. Perché Dio ci ha chiamato che noi possiamo portare avanti il grande mandato. Un uomo di fede non vive nel passato, un uomo di fede non è nostalgico per il passato, un uomo di fede, per come avete sentito, è flessibile, un uomo di fede non vive in una scatola, un uomo di fede è sempre proiettato nel futuro di Dio
ed è così flessibile alla dipendenza di Dio che permette che Dio gli possa parlare, perché ci sono alcune cose che vanno per un tempo e Dio li vuole cambiare e noi dobbiamo essere disposti a questo cambiamento, a questa trasformazione, e questo richiede sensibilità. Vi porto un esempio. Voi vi ricordate che per un tempo abbiamo avuto per anni il secondo sabato del mese, che era una grande benedizione. Voi vi ricordate che ci incontravamo il sabato, eravamo 200 e più persone che abbiamo pregato per tantissimi anni. C'è stato un momento in cui, essendo che abbiamo visto quello che Dio sta facendo tra i nostri ragazzi, il fatto che noi ogni secondo sabato avevamo questo incontro, stavamo togliendo qualcosa ai nostri giovani, ai quali Dio gli stava dando una cosa di importante. Abbiamo discusso, parlato e abbiamo sospeso il secondo sabato del mese. Questo si può fare quando c'è unione, questo si può fare quando si fruisce in quello che è il fiume da parte di Dio. Perché altrimenti dice: me sono 7 anni che facciamo questo, una grande benedizione, vengono 250 persone e voi lo togliete. Il segreto è dipendere da Dio. Il successo della PDS, la crescita della PDS è stato proprio questo: stare alla presenza di Dio, lasciare che Dio ci parli, mi parli, comunicare agli altri e andare avanti. Per questo noi non guardiamo a destra, non guardiamo a sinistra. Non siamo la chiesa migliore, siamo la chiesa di Dio, una chiesa che siamo cresciuti in tutti questi anni per la gloria di Dio. Perché una chiesa deve crescere numericamente, ma deve crescere anche qualitativamente. Per questo abbiamo sempre investito nell'insegnamento, nelle cellule, eccetera, eccetera. In Gioele dice, è stato citato, verrà il giorno in cui i giovani avranno delle visioni e le persone che sono anziane avranno dei sogni. Allora, quello che io voglio dire a te, che sei boomer, come si dice, boomerang? Boomer, continua a sognare e condividi i tuoi sogni, la tua esperienza con quelli che sono più giovani. E voi che siete giovani, chiedete a Dio che vi dia visione. Quindi io starò al mio posto di guardia, mi porrò sulla torre e sarò attento per vedere ciò che egli mi dirà. Voi non mi fate la domanda, ma la domanda me la faccio io e cerco di dare una risposta. Cosa vedo io per la PDS? Vi devo dire che nell'immediato non vedo la nascita di altre chiese, ma vedo il consolidamento delle chiese che già sono nate, vedo lo stabilire ancora di più e fare crescere le chiese che in questi anni ai quali abbiamo dato vita. Vedo che la Chiesa sia vissuta, che la Chiesa continui a essere la famiglia di tutti quelli che si identificano all'interno della Chiesa, parola della salvezza. Ma vedo qualcosa di importante nei nostri ragazzi e giovani, che ora hanno un'età 16, 17, qualcuno si avvicina ai 18, ma la fede ci fa vedere oltre di dove noi siamo arrivati. E queste ragazze non rimarranno a essere 17enni o 16enni. Questi ragazzi sui quali noi stiamo investendo cresceranno, usciranno da questa fase, matureranno, si responsabilizzeranno, e quando loro si responsabilizzeranno, cresceranno, capiranno, comprenderanno, lasceranno quelle cose che ancora li distrae, per come è stato per ognuno di noi, e si troveranno in una chiesa così benedetta e una chiesa unita, perché noi siamo una chiesa unita, siamo una chiesa che ci apprezziamo a livello di ministeri. Credo che siamo 13 e più ministeri che avete visto in questa conferenza come funzionano: uno, l'altro servono, predicano, insegnano. Io sono grato a Dio. Sono grato a Dio per il lavoro di squadra, sono grato a Dio per come ci ha fatto capire quanto era importante la squadra.
crescere in squadra, lavorare in squadra, trasferire questo spirito di squadra, e allora noi lasceremo, ma più che lasceremo, faremo sì che questi ragazzi, può darsi che noi, che io non aprirò altre chiese, ma non è detto che non prepari il terreno affinché i nostri figli non siano loro ad aprire le altre chiese, finché, in modo che loro possano essere usati dalla gloria di Dio. Cosa vede? Vedo una grande benedizione su ognuno di noi, vedo una grande benedizione sulla famiglia della Chiesa, vedo una grande benedizione sopra ogni uomo, sopra ogni donna, sopra ogni nucleo familiare, in quello che noi siamo e rappresentiamo per Dio. È importante far parte, conoscere, smetterla per iscritto, andando avanti, spenderemo del tempo su questo, farvi conoscere di più la visione, faremo che all'inizio dell'anno, assieme, vi faremo vedere quali sono i progetti e dove vogliamo andare assieme. Sì, avere una visione è fondamentale e importante. Il popolo perisce per mancanza di conoscenza, ma perisce anche perché non ha una visione. Il fratello Fegara disse, ci ha dato un po' il filo da torcere al pastore. Non è che mi ha dato il filo da torcere, assolutamente. Lui doveva solo capire e realizzare che si trovava in una chiesa dove c'era una visione e che noi non saremmo state disposte a cedere nemmeno per un istante. Dice, ma dove ero? Se dove tu eri, ti trovavi bene, ritorna dove tu eri. Ma lascia che noi possiamo portare avanti quello per cui Dio ci ha chiamato. Noi vogliamo essere una benedizione per Catania. Noi vogliamo essere una benedizione per la provincia di Catania. Noi vogliamo essere una benedizione dove Dio ci ha stabilito. Noi vogliamo essere una chiesa, un popolo che porta avanti la grazia e l'amore di Dio. Io voglio invitare ad alzarvi in piedi e vogliamo lasciare in questo momento lo spazio allo Spirito Santo. Lasciamo che lo Spirito Santo parla al nostro cuore e parla alla nostra vita. Lasciamo che sia lo Spirito Santo a convincerci, lasciamo che sia lo Spirito Santo, se è necessario, a spogliarci di qualcosa che Lui non vuole che ci accompagni, che sia una tradizione, che sia un modo di agire, che sia un modo di fare. È stato detto che quando le persone vengono da noi, noi usiamo una parola e noi diciamo, deve essere disposto ad azzerarti. Non vogliamo annullare l'esperienza, non vogliamo annullare la conoscenza che tu hai acquisito nel tempo e negli anni. Noi vogliamo che tu ci conosca, noi vogliamo che tu conosca quello per cui Dio ci ha chiamato. E Dio ci ha chiamato per qualcosa di glorioso e importante. Parola della salvezza è cresciuta in una percentuale non indifferente. Parola della salvezza che parte con 12 ragazzi. Se oggi sommiamo tutte le chiese con i giovani e con i bambini, credo che all'incirca abbiamo una popolazione di 700 persone. Ed è una chiesa che è nata 25 anni fa. È una chiesa che è unita, è una chiesa che si vuole bene, è una chiesa che risolve le crisi, è una chiesa che si pone a risolvere i problemi, ma è una chiesa che spende tutta la sua forza, non a litigare, perché siamo grati a Dio, solo Dio poteva fare questo, mantenerci uniti in tutti questi anni. Noi spendiamo la nostra forza verso i perduti, verso le persone che non conoscono Dio. Noi spendiamo la nostra forza nella formazione, noi spendiamo la nostra forza, quello che abbiamo sperimentato, nel trasferirlo agli altri. Noi non vogliamo tenerlo per noi, ma noi vogliamo condividerlo come lo Spirito Santo lo condivide con noi. Noi non siamo gelosi, noi siamo padri, noi siamo uomini di Dio che vogliamo che gli altri crescono. Infatti noi diciamo, non c'è bisogno da noi sgomodare, c'è bisogno solo di essere disposti, conoscere, lavorare in armonia e in sintonia. Abba Huk
Cioè, cosa vedi? Dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere oltre dove noi siamo arrivati. Noi non possiamo accontentarci di quello che abbiamo sperimentato. Noi non possiamo accontentarci di quello che abbiamo raccontato tutti questi anni. Noi dobbiamo guardare oltre di quello che Dio vuole fare con noi, per noi. Se noi ci soffermiamo e guardiamo indietro, lo vogliamo fare solo per dire grazie, Signore, per la tua fedeltà. Ma vogliamo che il fiume scorre, 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 e che altre possono venire, aggiungersi, e trovano una chiesa a dimensione di persone che sono salvate, una chiesa che si dà, una chiesa che si spende, una chiesa che allarga le braccia, una chiesa che ama, che vuole bene, una chiesa che si dispone, una chiesa che sia la chiesa di Gesù Cristo, la chiesa per come Dio vuole che sia la chiesa. Non una chiesa arrogante, non una chiesa superba, non una chiesa che guarda le persone dall'alto verso il basso, ma una chiesa che è il popolo di Dio, composta da uomini, donne, giovani che sono state lavate dal sangue di Gesù Cristo. Solo lo Spirito Santo può scolpire la visione nel tuo cuore. Solo lo Spirito Santo può farti conoscere. Solo lo Spirito Santo può farti capire. Ma il giorno in cui capirai, il giorno in cui tu lo realizzerai nel tuo cuore, allora potrai capire cosa significa vivere secondo la cultura del regno. Noi non facciamo chiesa, noi siamo chiesa, una chiesa aperta, una chiesa che va verso i perduti, una chiesa che va verso gli ultimi, una chiesa che va verso coloro che ancora non hanno sperimentato la salvezza, ad annunciare il Cristo, la sua venuta, la sua grazia, il suo amore, la sua misericordia. Viviamo in una nazione dove oggi tutti dicono buona Pasqua, buona Pasqua, buona Pasqua, senza nemmeno aver realizzato cosa significa Pasqua. Paolo dice: Cristo è la nostra Pasqua. Ogni giorno per i credenti è Pasqua, ogni istante per noi è Pasqua, anche se c'è un giorno in cui Dio ha stabilito nell'Antico Testamento la Pasqua. E avere Gesù nel cuore, essere innamorato di Lui, essere dipendente di Lui, essere sempre rivolto verso di Lui, affrontare le difficoltà, le sfide di questo mondo con la grazia della sua misericordia, perché noi non siamo soli. Lui è in noi, Dio Spirito Santo che è nel nostro cuore, che non soltanto vuole farci sentire la presenza di Dio, vuole parlare alle nostre vite, vuole condizionare le nostre vite, vuole dire, come fu detto per Paolo, dicendo: mettetemi da parte, Paolo e Barnaba, per qualcosa per cui io li ho chiamati. E noi siamo stati chiamati per la gloria e per la grazia di Dio. Noi siamo stati chiamati a condividere il Vangelo, a testimoniare in un mondo che sta andando verso la rovina, in un mondo che ha perso i propri valori, in un mondo che non sa più in che cosa credere. Sì, a questo mondo noi vogliamo predicare Gesù. Noi non giudichiamo il mondo, noi non puntiamo il dito verso il mondo, perché il mondo deve essere salvato, liberato dall'ignoranza religiosa, deve essere liberato da una mancanza di grazia e di misericordia. Ha bisogno di sperimentare Gesù, e tu puoi annunciare Gesù in un modo vivo, in un modo dinamico, per la potenza del Vangelo. Signore, grazie perché ti abbiamo conosciuto, grazie perché ci hai chiamato per qualcosa di speciale, grazie per questa passione che tu hai messo nei nostri cuori, e che questa passione possa crescere, possa essere alimentata da una comunione e da una relazione. Non vivere semplicemente come vivono alcuni. Vivi sì nella semplicità, ma con un cuore rivolto verso l'amore di Dio e di quello che tu puoi fare per Dio. Noi siamo abituati a dire spesse volte: ho bisogno di questo, quello che noi vogliamo che Lui faccia a noi. E non sempre noi diciamo: Signore, cosa io posso fare con te, per te. Sì,
parola della salvezza nasce col fuoco che brucia nel nostro cuore. Dall'inizio il gruppo originario abbiamo deciso di mettere la decima e di investire nel regno di Dio. Ancora la Chiesa doveva partire, ancora la Chiesa non aveva un'offerta, ma noi credevamo perché volevamo investire nel regno di Dio. E se abbiamo raccolto le cose che abbiamo raccolto in questi anni, perché noi siamo stati i primi a dare l'esempio, i primi, e che gli altri potessero imparare per noi. Non pensare che tu a volte, quando dai fisicamente, come tempo, economicamente, tu stai dando qualcosa di più. Noi, se sperimentiamo veramente quello che il Vangelo dice per noi, che siamo stati crocifissi con Cristo, che siamo stati battezzati nella sua morte, che siamo pellegrini e che viviamo per il Vangelo, tutto quello che noi abbiamo dovrebbe essere messo su quell'altare che possa bruciare per Lui. Tutto quello che noi possediamo dovremmo investire affinché il Vangelo si faccia spazio in questo mondo miserabile, col collo duro, che non conosce l'amore di Dio, che sta andando all'inferno. E noi vogliamo che la direzione possa cambiare, possano le persone credere in Gesù Cristo, il Salvatore, che è venuto nel mondo per salvare l'umanità. Non fare più i conti con la tua mentalità, ma ragiona e pensa secondo lo Spirito Santo. Entra nella chiamata, entra nella famiglia, entra. Nel tuo nome prendo vita in te, Gesù, è un luogo di miracoli. Portiamo tutto ai tuoi piedi, Gesù, tutto nel tuo nome, Gesù, è un luogo di miracoli. Cantiamo, prendo vita nel tuo nome, prendo vita solo riceve la guarigione di una malattia. Il miracolo è fare la sua volontà. Il miracolo è soffrire come lui ha sofferto prima della croce, sulla croce, e come ha sofferto per ognuno di noi. Il miracolo è portare la propria responsabilità. Il miracolo è assumersi la responsabilità come cristiano. Il miracolo è portare avanti il messaggio del Vangelo. Il miracolo è far parte della famiglia di Dio, essere uniti. Il miracolo è prendersi cura delle persone che non hanno nessuno. Il miracolo è portare il peso sul proprio cuore, non solo essere guariti
guarite da una malattia o da una malformazione, ma è portare la croce, è portare il peso nel proprio cuore e mantenere la fiamma viva nella nostra vita. Non importa da quando abbiamo conosciuto Cristo, non importa da quando Lui ci ha salvato, passano il tempo, passano gli anni, ma la fiamma è sempre accesa nel nostro cuore. Non siamo stanchi di servirlo, non siamo stanchi di portare avanti il suo messaggio, non siamo stanchi perché facciamo parte del suo popolo, ma siamo contenti, siamo felici perché noi siamo un popolo speciale, aspettiamo il suo ritorno, a noi è stato preparato il cielo, un giorno saremo con lui, ma nell'attesa vogliamo lavorare per lui, vogliamo investire per lui, vogliamo che il suo regno cresca. Alleluia. Nel tuo nome prendo vita in te, Gesù, è un luogo.